Ok, Ok, fatto. aspetta. Aspetta, ancora non ti vedo. Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Aspettiamo un minutino per vedere se funziona tutto. Arrivo, eh. Ok, ci siamo. 8 minuti. Buonasera a tutti. Sono Federica, Fondazione Anna De Valsecchi, e sono con Francesca Gabellini, presidente di Oltre alla Ricerca. E continuiamo i nostri webinar del giovedì sera. E oggi parliamo di una cosa importante, ossia la medicina del territorio e la prossimità di diagnosi e di cura. È importante appunto condividere l'esperienza di Rimini, del loro territorio, perché a nostro avviso è insomma un esempio unico di quello che Francesca con la sua associazione sta facendo a livello proprio di territorio, e quindi il collegamento tra i medici di medicina generale, l'ospedale e i pazienti e familiari. Francesca, benvenuta, e lascio la parola a te. Buonasera Federica, e ti ringrazio come sempre per darci la possibilità di fare questi webinar. E, questa sera siamo molto contenti perché presentiamo proprio l'esperienza della nostra associazione. Come sapete tutti, la nostra associazione è nata nel 2012 dalla rabbia e dal dolore. E appunto, ho perso quello che era mio marito a 42 anni. E tanto dolore e anche rabbia, perché dall'insorgenza dei primi sintomi che si sono manifestati a febbraio, la diagnosi è arrivata a dicembre. Quindi cosa potevamo fare se non fare quello che stiamo facendo? Cioè iniziare insieme a degli amici questo cammino verso la sensibilizzazione, verso portare all'evidenza di tutti. E questa problematica che è sempre in maniera più incisiva, come anche dei dati di letteratura stanno dimostrando, un'emergenza sanitaria. E stasera questo webinar è un po' particolare perché negli altri webinar avevamo solo un relatore che esponeva un argomento. Questa sera i relatori, come vedrete, sono molti, sono collegati appunto molti specialisti, e questa appunto è la testimonianza di quello che vogliamo trasmettere, che è un percorso che coinvolge più professionalità, che coinvolge e deve coinvolgere. Chiedo a Federica se può mostrarci un attimo una diapositiva. Non ho fatto diapositiva, ho fatto solo delle immagini. E tutto è iniziato per farvi un po' capire come è iniziata la nostra storia. Tutto è iniziato appunto, come vi dicevo, da questa necessità di fare qualcosa affinché si iniziasse a parlare anche di tumori pancreatici, parlare e sensibilizzare. E nel 2017 abbiamo organizzato a Rimini, nel cuore della città, appunto in piazza Cavour, proprio nel Palazzo dell'Arengo, che per noi appunto è il cuore della città, un primo congresso. È stato, si può dire, il primo, con crediti formativi per clinici, medici, infermieri, però aperto anche alla cittadinanza. Quindi abbiamo aperto la città a questa sensibilizzazione. E ha riscosso notevolissimo successo. Abbiamo organizzato questa iniziativa con la collaborazione dell'ASL, appunto della Vasta Romagna. E cosa si è cercato di fare con questo primo congresso? Si è cercato di sensibilizzare. E appunto quello che abbiamo iniziato a fare è, insieme alle istituzioni,
azioni sensibilizzare i medici di medicina generale, che per noi sono la chiave proprio di tutto il processo. Se puoi mandare la seconda immagine. Infatti, cosa succede? Il paziente avverte i primi sintomi, che come sapete sono agenerici, sono generici, sono aspecifici, però sta nella bravura del medico di base proprio capire questi sintomi e metterli a sistema e in breve tempo indirizzare il paziente a un ambulatorio, un gruppo ospedaliero, in modo che trascorra pochissimo tempo tra questi sintomi e quindi un sospetto che quindi può essere o non essere fondato, però riuscire a scoprire se effettivamente è fondato, arrivare alla diagnosi in breve tempo. Quindi invece di mesi, come è successo a noi da febbraio a dicembre, riuscire ad accorciare questo tempo e farlo arrivare a poche settimane. Questo per noi è un traguardo importantissimo e ho cercato di schematizzare questo concetto ancora in maniera più evidente, se ci mostri la terza immagine. E appunto il concetto di rete, quello che è alla base di tutto questo percorso, una rete sul territorio, perché solo facendo rete, e tanto più la rete è fitta e calata sul territorio, si possono intercettare i pazienti e per indirizzarsi verso la diagnosi prima e poi la cura. E infatti ho usato questa immagine, che è proprio una rete da pesca, e mi scuserà mio figlio che è un ambientalista ed è contro la pesca, ma non, il concetto vuole essere proprio questo, e riuscire a indirizzare, a riconoscere i pazienti proprio attraverso i pescatori, le reti dei pescatori. E chi sono i pescatori? Sono i medici di medicina generale. Grazie alla rete, ai nodi della rete, che è l'ambulatorio, che è quindi il gruppo ospedaliero, riuscire a rimettere in sesto i pesci e farli di nuovo nuotare. E quindi adesso con questa immagine vi lascio a quello che è la descrizione di tutto il percorso. E con noi è anche presente il direttore medico del presidio di Rimini, la dottoressa Francesca Raggi, che appunto ha accolto il nostro invito e a cui appunto in questo momento do la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie veramente dell'invito e grazie dell'impegno che state mettendo per queste iniziative davvero preziose. Preziose perché mirano al punto focale che è la chiave del successo per queste terapie, ovvero proprio la tempestività, l'approccio multidisciplinare e l'organizzazione a rete. Tra l'altro, sull'organizzazione a rete in sanità abbiamo già delle evidenze di letteratura, cioè migliorano gli outcome, cioè gli esiti delle cure, migliorano l'esperienza del paziente e migliorano chiaramente anche l'accessibilità ai servizi. In Romagna abbiamo un'opportunità straordinaria perché siamo un'azienda che deve rispondere a 1.200.000 abitanti. Sappiamo che le patologie tanto più sono complesse, tanto più devono essere centralizzate appunto in ospedali che riescono a curare una quantità di pazienti tali per cui si riesce a garantire una clinical competence, un'esperienza che garantisce un livello di sicurezza e qualità delle cure, e appunto avendo in rete almeno quattro ospedali polispecialistici, riusciamo a garantire la definizione di un disegno organizzativo che consente di assicurare buoni livelli di qualità e di sicurezza.
per i pazienti e per i professionisti. La nuova direzione sta completando proprio su questo tema un progetto molto ambizioso che si chiama Chirurgie 2.0, che appunto consentirà di fare massa critica anche per quelle patologie così complesse che finora hanno previsto il viaggio del paziente e della famiglia verso altri centri dove appunto si raggiungeva un'esperienza maggiore. Quindi ecco, io vi ringrazio ancora tanto e vi seguo perché state facendo un lavoro straordinario. Grazie, ringraziamo quindi tutta l'azienda con la quale collaboriamo molto, molto bene, in maniera molto attiva, sia dalla parte della nutrizione, sia delle varie collaborazioni. E secondo noi, cioè, avere un'azienda capace di ascoltare è un valore aggiunto per i pazienti, perché così si trovano accuditi, perché i pazienti sono al centro poi del viaggio, che è il viaggio un po' della malattia. E quindi noi abbiamo sempre insistito tanto sulla presa in carica a 360 gradi delle persone, perché sono persone sempre, anche nei periodi di malattia, e quindi vanno ascoltate, vanno curate, vanno guidate. E quindi insieme cerchiamo di prendere in carico e fare appunto cerchio intorno alla persona, che è la cosa più importante. Grazie. Grazie a E voi. adesso lasciamo la parola al dottor Veneroni, che appunto è una figura importantissima in questo processo per l'elaborazione poi di quello che è stato il messaggio e appunto che ho spiegato prima, e la tempestività e soprattutto il territorio. E quindi grazie Luigi, ti lascio la parola. Buonasera a tutti, io lavoro in chirurgia, come ha detto la Francesca, e parlo a nome di tutti i miei colleghi e in particolare del mio direttore, il dottor Gianluca Garulli. E la cosa bella di questa sera è un po' come hai esordito tu, Francesca, nel senso ricordando l'impegno che abbiamo avuto nel 2017 con il congresso che si è tenuto nella piazza di Rimini, dove abbiamo un po' proprio voluto portare in piazza un problema che certamente era rinchiuso voglio dire, negli ospedali, e negli ospedali dove lavoravano delle pancreas unit di sicuro, ma che non era mai riuscito ad uscire appunto dall'ospedale stesso e ad arrivare in particolar modo sul territorio, ma in particolar modo a due categorie che sono appunto l'associazionismo dei pazienti e i medici in particolare del territorio che sono sempre più a contatto con il paziente, che sono appunto i medici di medicina generale. Questo è stato un po' il nostro landmark da cui siamo partiti, il discorso dei sintomi precoci, il discorso di una diagnosi tempestiva, il discorso di un'attenzione a quello che era la familiarità. E partendo appunto da questi landmark, abbiamo appunto voluto stimolare attivamente tutto il personale sanitario del territorio. E allora non c'era ancora il Covid, però il Covid ci ha insegnato quanto la prossimità di diagnosi, la territorialità sia fondamentale, per un paziente, perché un paziente che ha un problema, è un problema importante come il tumore del pancreas, ha proprio necessità di prossimità di cure e di prossimità soprattutto di diagnosi. Abbiamo poi voluto, sempre su intuizione appunto
sia della direzione ospedaliera, sia dell'associazione pazienti, sia del gruppo intraospedaliero, abbiamo voluto aprire questo ambulatorio dedicato alle patologie, ai pazienti con patologie pancreatiche, epatobiliopancreatiche, e questo ambulatorio ha proprio il significato di un'apertura, una finestra verso il territorio stesso, e la garanzia e il ponte, diciamo, tra il territorio e l'ospedale è dato dall'associazione, che sicuramente ci ha molto aiutato, anche diciamo con una borsa di studio con cui si è avviata una collaborazione con un infermiere, una data manager, di cui poi parlerà appunto la Denise Lombardi. E una volta aperto questo ambulatorio, ci è sembrato appunto che questo processo, questo percorso sia stato sicuramente un percorso molto positivo, nel senso che i pazienti sono arrivati da subito, e questo ambulatorio occupa un'intera mattinata, diciamo, della nostra settimana, il mercoledì mattina. Ma soprattutto sia un modello, e questo è un altro concetto importante di stasera, un modello che sia esportabile su tutto il territorio nazionale. Questo è un problema sentito sicuramente dai pazienti e sicuramente dall'associazionismo, dalle associazioni dei pazienti. Il percorso che abbiamo fatto è partito proprio è stato un percorso, diciamo, di sensibilizzazione culturale rispetto ai medici di medicina generale, che sono appunto i protagonisti del rapporto tra il malato e il medico sul territorio. E a questo punto io volevo proprio lasciare la parola ai protagonisti, anzi alle protagoniste, perché abbiamo due colleghe, dottoresse, che adesso la Francesca presenterà, e che presenteranno un po' quella che è stata la loro esperienza all'interno di questo gruppo, che non è più poi un gruppo solo ed esclusivamente ospedaliero, ma è un gruppo che appunto si è allargato al territorio, al punto tale che ai meeting su cui vengono discussi i pazienti sono assolutamente invitati, così come nell'ambulatorio stesso, sono assolutamente invitati anche i medici di medicina generale. Grazie Luigi, riprendo la parola. E appunto, come hai detto tu, i protagonisti di questo processo sono loro. E l'associazione ha sempre creduto nell'importanza del medico di medicina generale, perché è a lui che si rivolge il paziente all'insorgenza dei primi sintomi. A parte essere andato su internet e dopo aver spento il computer, però il paziente dove va? Va da loro. E quindi è importantissimo coinvolgerli in questo processo, e soprattutto evidenziare l'importanza del ruolo, che per noi è strategico. Appunto, sono i pescatori, cioè sono loro che gettano le reti, e senza di loro si perdono tantissimi pazienti che hanno dei sintomi, e senza di loro si perde tempo. Quindi lascio la parola alla dottoressa Cavalli, seguirà poi la dottoressa Mancini. E intanto ringrazio e vi chiedo di parlare del rapporto con voi, con i pazienti, che è un rapporto, immagino, bilaterale, che deve essere appunto che deve essere
qualcosa reciproco per riuscire a creare quell'impatto per riuscire ad arrivare quindi a una, a un riconoscimento, ecco. Mi sentite? Mi sentite? Buonasera a tutti, sono la dottoressa Cavalli e lavoro sul territorio di Rimini. Da quest'anno sono 22 anni, ma penso sia stato l'anno e mezzo più difficile di tutta la mia attività lavorativa. Voglio ringraziare per questo la dottoressa Gabellini che mi ha invitato questa sera a questo incontro, che secondo me è fondamentale, anche perché, come diceva Luigi Veneroni, quest'anno e mezzo così difficile ci ha insegnato che non ci possiamo permettere assolutamente di perdere di vista il paziente e soprattutto dobbiamo concentrarci sul rapporto che possiamo ottimizzare col paziente stesso, anche perché noi abbiamo, ci prendiamo cura del paziente e lo educhiamo alla salute. Quindi possiamo fare molto. Non dobbiamo dimenticarci che in una patologia così importante, a cui, come si diceva, si arriva spesso tardi alla diagnosi, dove non ci sono dei percorsi di screening, diciamo, prestabiliti, quello che possiamo fare noi è cercare di prevenire, quindi lavorare sulla prevenzione, in modo tale da poter inviare rapidamente ai nostri colleghi dell'ospedale, anche confrontandoci, perché tante volte con Veneroni ci siamo anche messi in gioco valutando le risonanze magnetiche, valutando insieme la situazione, anche direttamente in ambulatorio, o magari anche con una telefonata rapida, come succede spesso con i colleghi dell'ospedale, e noi di questo dobbiamo solo ringraziare e ci riteniamo anche fortunati, perché magari in altre realtà può non essere sempre così facile. E in più dobbiamo sempre ricordarci che poi il paziente lo riavremo noi in carico quando avrà delle terapie prestabilite, quando avrà dei presidi terapeutici che comunque saremo noi a dover monitorare. Quindi, per iniziare, il ruolo nostro è quello di essere disposti al dialogo, cioè quando noi accogliamo un paziente dobbiamo avere una grande capacità d'ascolto e quindi di metterci anche in gioco nel rendere il paziente a proprio agio, in modo da poter raccogliere quella che è un'anamnesi accurata, capillare, in cui i dati clinici familiari del paziente, ma anche la storia clinica e la storia familiare, quindi per quanto riguarda l'anamnesi familiare, cercare di capire ad esempio se nella famiglia del paziente ci può essere un familiare che ha avuto una patologia magari oncologica, che può essere diciamo positiva a un gene magari BRCA2, oppure che ne so, una sindrome particolare che possa essere correlata al tumore del pancreas, come la sindrome di Lynch, oppure un paziente che abbia avuto la patologia stessa, quindi un tumore del pancreas. Quindi sempre far riferimento e fare domande accurate che possano, diciamo, spingere il paziente, se non quantomeno ad informarsi all'interno della propria famiglia se ci sono delle situazioni che possono, diciamo, renderlo più a rischio rispetto ad un altro paziente o rispetto alla popolazione generale di sviluppare questa terribile patologia. Poi chiaramente non ci possiamo dimenticare del paziente stesso, quindi magari chiedere sempre le patologie. Adesso noi i nostri pazienti li seguiamo da tanti anni, però può capitare che ci siano pazienti nuovi che magari non conosciamo, che vengono da altre regioni, e quindi dobbiamo essere attenti anche alla loro storia clinica, quindi magari chiedere se hanno un diabete, fare attenzione a prendere i parametri, quindi un peso, un'altezza, sapere se hanno uno stile di vita adeguato, se sono protesi al tabagismo, se sono magari inattivi o se, per dire, fanno poca attività sportiva. Sembrano a volte sciocchette, invece è importante anche avere diciamo un'attenta valutazione di quella che è la salute anche in termini di stile di vita del paziente stesso. E in più, come dicevate prima, anche il discorso dei sintomi. I sintomi più delle volte sono specifici, l'abbiamo detto, però bisogna anche fare attenzione a volte a non sottovalutarli. Talvolta si rischia di pensare che il paziente sia ansioso, che il paziente magari abbia delle sintomatologie
di altro tipo, a volte penso alla diarrea, al vomito, quindi uno può pensare che sia un semplice colitico, invece no, non bisogna mai sottovalutare il sintomo del paziente, soprattutto quando torna dal medico più volte, quando più volte magari riferisce il dolore o la fatica o il vomito, il calo ponderale. Quindi essere disponibili, io ritengo che il nostro ruolo sia quello proprio di instaurare un rapporto di fiducia tale in cui il paziente, quando viene, non dico che si debba sentire in famiglia, anche se noi siamo dei medici di famiglia, poi fondamentalmente, ma deve essere libero, assolutamente libero di raccontare serenamente tutte le problematiche, senza che ci siano pregiudizi a priori rispetto a quello che è poi la sua condizione. E a questo punto io direi che passo la parola alla mia collega. Ringrazio tutti e saluto, grazie. Grazie Manu, buonasera a tutti e grazie per avermi chiesto di essere qui con voi. Io prendo subito al balzo la palla che mi ha alzato la Manuela Cavalli, perché è vero che noi dobbiamo essere attenti a tutto, ma è veramente difficile prendere tutto in considerazione perché purtroppo il tumore del pancreas è un tumore che dà dei sintomi a volte molto lievi o molto specifici. È difficile fare un attacco a tutte le diarree o a tutte le iperglicemie o a tutti i mal di pancia. E quindi il lavoro comincia a diventare molto, molto brigoso, sia perché si rischia di fare un eccesso, sia perché si rischia di essere in difetto. E io porto con me in questa relazione quattro persone che ho a cuore, oltre che nella mia mente. E sono una persona che con sintomi assolutamente aspecifici e lievissimi e compatibili con mille altre cose, è arrivata la mia osservazione, fino a che magari scambiato per un diabete, poi con in sorta una diarrea che si pensava da metformina, e poi invece arrivato ad avere. Grazie. Invece è arrivato ad avere diarrea anche alla sospensione del farmaco, fatta la TAC, si è rivelato essere un tumore del pancreas, un tumore di un punto del pancreas che dà pochi sintomi. Evidenti glicemia che sballa e cerchi e fai esami, controesami e non viene fuori assolutamente niente. E questa gente effettivamente magari non ha niente. Quindi è molto difficile. E i pazienti sono quelli che più ti possono aiutare, anche se poi alla fine i medici siamo noi, siamo quelli che, come diceva Manuela, dobbiamo ascoltare e cercare nella storia dei pazienti degli indizi che ci possano essere utili per capire o per prospettare. Porto con me un'altra paziente che viene sempre da me a fare delle ecografie di controllo perché nella sua famiglia ha avuto una storia di tumore del pancreas. Nel momento in cui anche un altro familiare è diventato malato della stessa malattia, è stata chiamata dal centro oncologico che si occupa del registro. E quindi questa è una bella storia, perché lei non è una persona malata, una persona che ha avuto una storia dolorosa di malattia nella sua famiglia, ma che si è sentita accolta e accompagnata, neanche su sua richiesta, dal centro che invece fa una sorveglianza e che sta mettendo in atto per lei tutto un percorso di prevenzione e di diagnosi precoce, sperando che ovviamente sia sempre tutto negativo per lei. Così come ci sono anche persone che stanno lottando per la loro malattia e che grazie a una diagnosi precoce hanno aumentato la loro sopravvivenza. Stanno tuttora facendo terapie, sono percorsi lunghi, sono percorsi difficili, però
molto spesso non c'è solo la voglia nostra di capire come fare a dominare o a sgominare questo tumore, ma c'è anche la voglia del paziente di rimanere aggrappato alla vita con tutto, e questo ai nostri pazienti glielo dobbiamo. Se non ci fosse questa collaborazione di cui stiamo parlando, sarebbe difficile per ciascuno di noi. Ognuno di noi sarebbe perso un po' nel suo mondo e un po' nei suoi limiti. E più persi di tutti, purtroppo, rimangono sempre i pazienti. Io ricordo dal primo incontro del 2017, quello di cui ha parlato Francesca, ricordo la presentazione del dottor Franco Francioni, che allora era il primario del Dipartimento di Chirurgia di Rimini. Francioni diceva: guardate che il tumore del pancreas è subdolo e per trovarlo bisogna volerlo trovare, bisogna essere dei grandi cacciatori. E i cacciatori, se sono veramente bravi, intanto conoscono la loro preda, ne conoscono le caratteristiche, le abitudini, i luoghi in cui si nasconde, non solo i modi in cui si manifesta. E poi i cacciatori sono abili cercatori di tracce, non aspettano che la traccia gli capiti davanti o di inciampare su una traccia, ma lo vanno a cercare. E quindi noi dobbiamo essere così. La differenza grande, grandissima in questo momento, la sta facendo però la caccia in branco, perché se un cacciatore è da solo, rimarrà sempre un cacciatore con i suoi limiti. Ma se un cacciatore caccia in branco, può attuare delle strategie e avere la mano dei suoi colleghi che gli permettono di arrivare prima e in modo molto più efficace a catturare la preda. Questo, secondo me, è didascalico, non c'è bisogno di dire niente su questo. E noi stiamo realizzando questa cosa grazie all'Associazione Oltre la Ricerca. Grazie alla spinta che, pur venendo dal dolore, sta lottando per la vita. E questo è molto molto bello, perché io, medico di base, senza il paziente che mi racconta le cose, non potrei arrivare ad avere un sospetto. Io, medico di base, anche col mio sospetto, sento un ospedale che accoglie la mia richiesta di aiuto, di esami, di consulenza, di terapia, di cure, non potrei riuscire ad aiutare il paziente. Quindi, laddove noi abbiamo limiti, dobbiamo creare una rete, e laddove abbiamo una rete, probabilmente riusciremo a catturare la preda. Io passerei la parola a chi lavora dentro il centro. Franci, correggimi, darei la parola alla dottoressa Marina Roversi del Dipartimento di Radiologia di Rimini. Grazie, io non so cosa dire, mi sono commossa perché praticamente mi commuovo, nel senso che state realizzando quello che 10 anni fa era solo nel pensiero, cioè mettere tutto in rete, cercare di trovare i percorsi giusti, perché il viaggio è lunghissimo. E tutti sanno che non hanno investito, non c'è stata la ricerca e non è andata avanti rispetto al fatto di partire con il seno. Quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto, e il tempo perduto si può recuperare solo in questo modo, investendo energie e risorse. Quindi dai, ti ringrazio, sono emozionata e do la parola a Marina. Grazie. All'ospedale di Rimini e sono qua un po' a rappresentare il gruppo multidisciplinare, il gruppo di specialisti che segue le patologie pancreatiche nel nostro ospedale. È un gruppo fatto di tanto composto da tanti specialisti che si raccolgono attorno all'ambulatorio delle patologie patologico-pancreatiche. Quindi abbiamo il chirurgo, l'oncologo, l'internista, il radioterapista, l'anatomopatologo, il radiologo,
sono tutte figure che il gastroenterologo. Tutti noi, il nostro gruppo, come dire, segue il paziente dal suo arrivo in ospedale, cercando di accompagnarlo sia nel percorso appunto diagnostico per raggiungere prima possibile una diagnosi precoce, sia con le tecniche tacche e risonanza di diagnostica per immagini, sia con le tecniche biottiche per raggiungere la diagnosi istologica e poi per definire il percorso terapeutico. E per fare questo, in questo percorso, diciamo, noi utilizziamo lo strumento del meeting multidisciplinare che settimanalmente noi appunto facciamo, ci troviamo a livello aziendale per discutere i casi e per decidere i diversi passi e come andare avanti, come procedere in tutto il percorso. Quindi noi accompagniamo, cerchiamo di appunto accompagnare il paziente nel percorso ospedaliero, sia per la diagnosi, sia per il trattamento, sia anche nel follow-up. Noi, ad esempio, fondamentale per noi radiologi, per quanto riguarda noi, ma per tutti gli specialisti del gruppo, è che il canale di comunicazione con i medici di base sia sempre aperto e bidirezionale e anche con molto importante avere l'ambulatorio come punto di riferimento, perché è fondamentale, ad esempio, che il medico di base si senta libero di inviarci pazienti quando si accende il famoso lampadina, il campanello di allarme del rischio di una patologia pancreatica, può appunto trova un canale aperto per inviarci pazienti per la diagnostica, insomma, per cercare di accelerare il percorso diagnostico e appunto confermare o smentire il sospetto. E è fondamentale appunto per noi anche avere l'ambulatorio come punto di riferimento continuo per questi pazienti, anche per quelli che vengono in radiologia per altri motivi, ad esempio, e che noi troviamo, in cui noi troviamo patologie pancreatiche silenti che non danno sintomi, come molto spesso può accadere, ad esempio, per le cisti pancreatiche, che poi appunto noi abbiamo un punto di riferimento a cui inviare il paziente in modo che venga seguito, venga visitato e venga seguito durante tutti i controlli necessari, il percorso di follow-up, facendo sempre riferimento al medico di base che viene costantemente informato e che è quello poi che richiede gli esami specialistici necessari. Quindi il dialogo bidirezionale continuo fra di noi e il territorio è essenziale per portare avanti il percorso dei pazienti. Adesso io lascerei la parola a Denise Lombardi che ci descrive un po' le attività dell'ambulatorio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, mi chiamo Denise Lombardi, sono la coordinatrice della chirurgia del nostro nosocomio e volevo ringraziare innanzitutto l'associazione Francesca per aver dato l'opportunità a un'infermiera di avere, diciamo così, di svolgere un ruolo così importante. E un ruolo che nasce un attimino con un po' inizialmente così, un ruolo un po' tutto da costruire, ma che nonostante il Covid, diciamo, in questi 2 anni in cui è nato questo progetto, si è sviluppato questo progetto, è un ruolo che sta prendendo sempre più piede. E la nostra infermiera è la signora Claudia Soverchia e la sua attività viene svolta sia in ambulatorio sia in reparto, questo sia come infermiera del reparto di chirurgia e questo è un punto di forza anche per il ruolo che svolge, perché anche per i pazienti che vengono ricoverati poi dimessi ha l'opportunità comunque di seguirli un po' così passo a passo. E dunque, in ambulatorio lei diciamo così, prende le prenotazioni che possono essere fatte sia dal medico di medicina generale, come è stato detto, sia da altri diciamo, medici o specialisti, e segue i pazienti in ambulatorio assieme al medico, che può essere il chirurgo, ma può essere anche un gastroenterologo, il medico internista, il radiologo, perché come è stato detto più volte in questa
in questo incontro, diciamo così, il punto di forza è appunto la collaborazione, l'integrazione tra vari professionisti. Dopodiché, una volta che viene individuato il paziente e viene discusso al meeting settimanale e viene stabilito un percorso che può essere quello, diciamo così, dell'intervento, che può essere quello, insomma, a secondo della valutazione. Poi la nostra infermiera collabora, se il paziente viene, ad esempio, viene preso in carico dal nostro pre-ricovero, l'infermiera si prende cura proprio di questo paziente in collaborazione con le colleghe e lo segue durante tutto il percorso del ricovero in collaborazione sempre con i colleghi e il gruppo di reparto fino, diciamo così, alla dimissione e l'accompagnamento nel post-ricovero. E diciamo un po' questo in sintesi, insomma, un po' il suo Sì, io se posso aggiungere una cosa, l'attività dell'ambulatorio non è solo ed esclusivamente il fatto di visitare il paziente che arriva appunto con una visita prenotata, ma è anche quello di prendere in carico e di seguire i pazienti che poi stanno facendo le cure oncologiche, sono stati sottoposti a chirurgia, arrivano da altri centri e in più il grosso, diciamo, obiettivo della presa in carico è la discussione finale, una volta studiato, stadiato il paziente, per capire, appunto, per parlare di quella cura di cui si parla anche nel titolo, si arrivi, l'obiettivo è quello di arrivare al meeting aziendale. L'ultimo concetto che vorrei esporre è anche quello della esportabilità di questo modello. E il primo, diciamo, esempio di questa esportazione sul territorio è appunto la nuova apertura, nuova nel senso che è stato inaugurato, adesso lo diranno poco tempo fa, dell'ambulatorio di Cattolica, per cui lascio la parola alla Francesca per le presentazioni. Per le presentazioni, insomma. Ecco, grazie. Allora, come ha già detto il dottor Veneroni, l'esportabilità, cioè questo è un processo che vuole essere esportabile, parte dalla sensibilizzazione appunto dei medici di base e per passare dalla consapevolezza per arrivare all'ambulatorio e al gruppo ospedaliero e a un team. E così lascio la parola alla dottoressa De Giovanni, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Cattolica, e al dottor Luca Giampaolo, che parleranno appunto dell'esperienza sul territorio e dell'esportabilità, del concetto di esportabilità di questo progetto. Grazie. Grazie, mi sentite? Buonasera a tutti, grazie per l'invito, ringrazio tantissimo Francesca Gabellini e tutto il gruppo dell'epatobilio pancreatico. E sono qui a confermare quanto è stato detto da Francesca e dal dottor Veneroni. L'esperienza è esportabile. Quest'estate, questa primavera, il dottore Gianluca Garulli e il dottor Luigi Veneroni ci hanno coinvolto in questa esperienza molto interessante per cercare di garantire, diciamo, una prossimità delle cure alla zona sud dell'ambito di Rimini. Abbiamo aderito con entusiasmo
e abbiamo tenuto a battesimo, diciamo, il nostro ambulatorio con un incontro con tutti i medici di medicina generale dell'area sud il 1° luglio. È stato un incontro molto partecipato, la maggioranza dei medici di medicina generale dell'area sud ha partecipato all'incontro e in quell'occasione erano presenti anche tutti i componenti del gruppo. E è stata una bella circostanza sia per rivederci dopo 2 anni di assenza dell'impossibilità di incontrarci, ma anche perché con qualche stimolo di natura culturale abbiamo così sottolineato quale sia l'importanza della sensibilizzazione di questa malattia. E ringrazio moltissimo per gli interventi che ho sentito adesso della dottoressa Cavalli e della dottoressa Mancini, perché veramente hanno toccato il cuore della questione, nel senso che noi in ospedale riceviamo i pazienti, ma chi li seleziona sono proprio loro, per cui hanno veramente un compito delicato e difficile. Noi riceviamo chi ci viene segnalato da loro. Cosa offriamo al territorio? Diamo fondamentalmente la possibilità di raggiungerci in fretta e in un modo molto semplice, che è quello di una telefonata. Tutti i medici di medicina generale ci possono raggiungere quando e come vogliono. Il paziente non deve passare dal CUP per le prenotazioni, ma prendiamo noi direttamente le prenotazioni. E il paziente, una volta che arriva anche nell'ospedale di Cattolica, che è comunque un ospedale periferico, non si sente, preso in carico da un gruppo. E il paziente viene visitato dal nostro collega, il dottor Luca Giampaolo, spesso partecipa alla visita il dottor Veneroni, e poi entra, viene preso in carico da tutto il team. Per cui, questa esperienza, che è così piccola, breve, giovane, da metà luglio abbiamo già visitato circa 50 pazienti, quindi l'incontro e anche la presentazione dell'ambulatorio ha avuto molto successo. E secondo me, insomma, ci sentiamo anche parte di un gruppo, per cui penso che sia un'esperienza che sia facilmente esportabile, perché con un po' di buona volontà, un po' di vocazione per questa patologia, l'organizzazione di servizi che ci aiutano per la diagnosi di questa patologia è sufficiente per prendere in carico le nostre persone e dare la possibilità e garantire appunto un approccio di prossimità anche senza che i pazienti si spostino e facciano dei lunghi viaggi. Lascio la parola a Luca Giampaolo che in dettaglio descriverà un po' come funziona il nostro ambulatorio. Grazie. Non hai il volume, Luca? Luca, il volume. Meglio? Fantastico. Grazie. Allora, oramai posso aggiungere ben poco, già molto è stato detto su quello che viene fatto all'ambulatorio epatobiopancreatico. L'esperienza di Cattolica altro non è che un trapianto di una struttura che funziona molto bene a Rimini nel territorio sud, quella che è la porta sul territorio, in quello snodo del distretto di Cattolica. Come è già stato anticipato, io sono la faccia che più delle volte il paziente si trova davanti quando arriva in ambulatorio, faccio la presa in carico, l'inquadramento clinico, la stratificazione del rischio per lo studio delle patologie epatobiliopancreatiche e poi seguo i passaggi come viene fatto a Rimini, cioè gli esami ematici, gli esami radiologici, e la grande forza dell'ambulatorio, così come è stato pensato e costruito, è la possibilità di accedere rapidamente ai servizi sia radiologici interni a Cattolica sia ai servizi del lab senza dover passare dalle file del CUP, dove è facile perdere pazienti che magari possono avere una priorità maggiore. E una volta impostato tutto quanto il percorso diagnostico, c'è l'accompagnamento all'impostazione del piano di cura col gruppo multidisciplinare, la presentazione al team aziendale e dopo il trattamento anche l'impostazione del piano di follow up o l'eventuale piano di trattamento di supporto che segue a volte
le patologie dopo che hanno seguito il trattamento stesso. In sostanza, il bello di questa esperienza è la possibilità di rendere un pochino più facili quei passaggi che sono semplici, ma molto spesso si incartano, perché vengono dati un po' per scontato, anche perché pazienti affetti da malattie magari non comuni, ma di importanza cruciale, hanno bisogno di un percorso ad hoc, personalizzato, sartorializzato, ma ancora non è ben chiaro quale possa essere un modello, diciamo, un modello facile da applicare in qualunque contesto. Il bello di questo esperimento è proprio questo, di poter costruire passo per passo il modello sul paziente. È tutto qui. Grazie. Io avrei finito, nel senso che sono stati sentiti tutti gli invitati. Ridarei a questo punto la parola a Federica e così facciamo una chiusura. Però volevo ringraziare tutti per le testimonianze, per il lavoro e per l'entusiasmo con cui si approcciano a tutto questo. E quindi prima mi sono commossa perché adesso mi è venuto in mente, a me vengono le idee, così Federica lo sa, a spot, e vorrei chiudere con uno slogan, da 10 a 10, cioè da 10 mesi a 10 giorni. Non saranno poi 10 giorni, sarà anche 20 o un mese, ma sicuramente non sono 10 mesi. E cioè oggi possiamo dire che abbiamo fatto chiarezza sugli esami, sugli esami diagnostici che servono, sui sintomi, abbiamo fatto alzare le antenne, cerchiamo costantemente di sensibilizzare e insieme a noi tanti professionisti e specialisti che collaborano e ci mettono impegno. Quindi con questo slogan, 10, da 10 a 10 è un grande obiettivo, è per questo che ancora mi fa commuovere. Lascio la parola a Federica. Sì, grazie mille, è stato un incontro bellissimo e ringrazio tutti i dottori che hanno partecipato, perché veramente è stato spiegato molto chiaramente la vostra esperienza e come la diagnosi precoce ne beneficia, e sappiamo quanto è importante il tempo per questi pazienti, quindi da 10 mesi a 10 giorni è un grande obiettivo ed è, come hanno ripetuto spesso gli addetti ai lavori, è un modello da esportare e assolutamente cerchiamo di lavorare il più possibile nel territorio e cercare di connettere i medici e medicina in generale con le associazioni e con gli ospedali. Grazie a tutti, grazie a Francesca e ci vediamo fra 15 giorni per un altro webinar. Grazie, arrivederci.